Il nostro inviato Matteo Parlato ha intervistato Don Carmelo Petrone, portavoce della curia di Agrigento, che domani insieme con altri sacerdoti, come abbiamo detto, accoglierà il Papa in visita a Lampedusa. Sentiamo. Ci può eh, spiegare la genesi, i simboli e il messaggio finale di questa visita pastorale del Papa? Beh, la genesi eh, presumibilmente è nella lettera che Don Stefano Anastasia ha indirizzato eh, appena letto eh, Papa, Papa Francesco, ma anche nell'incontro che l'arcivescovo ha avuto nel maggio scorso in occasione della visita di Limina dei vescovi siciliani eh, a Roma. In quell'occasione eh, Monsignor Montenegro consegnò al Papa una croce in legno fatta con eh, i, eh, il legno dei barconi che arrivano eh, sull'isola e ha avuto modo di parlare dei, dei migranti, ha avuto modo di parlare del, eh, della situazione di, di Lampedusa. In quell'occasione il vescovo lo invitò, però nessuno sperava che ad appena eh, un mese quel Papa avrebbe accolto quell'invito, un invito che ha accolto appunto tutti di sorpresa quando il primo, il primo luglio eh, l'arcivescovo ha annunciato l'arrivo di Papa Francesco a Lampedusa appena una settimana dopo. Ci saranno anche dei segni particolari, Ci sarà un, verrà dato al, al, al Papa un, un passo a forma di, eh, di croce fatto da un, eh, da un artigiano dell'isola, Francesco Tuccio, realizzato sempre con eh, le, il legno dell'imbarcazione, che nella, 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 nella parte superiore contiene due pani e lungo la, la parte eh, verticale contiene cinque pesci. È l'episodio evangelico: dei due pani e cinque pesci. Date voi da mangiare. Cosa abbiamo? Due pani e cinque pesci. È quello che la comunità di Lamberusa ha fatto.